Un saluto a tutti da Mr. Beat 1991. Oggi vi mostrerò una recensione su un gioco a pagamento. Il nome è Call of Juarez Guns, com'è che era? Gunslingers, una roba del genere. Sì, se non sbaglio sì. Questa qui non è la versione comprata. Il gioco costa poco, l'ho visto se non sbaglio al GameStop a 20 euro, quindi vediamo un po'. Allora, prima di tutto sceglierò la modalità arcade per questo semplice motivo: se faccio la storia ci sono video lunghi, comunque c'è il tutorial eccetera, invece arcade è una cosa un po' più veloce. Aspettare qualcun altro, mi sa. Ah no. Story mode. Yes, ok. Ok, va bene. Allora, il gioco in inglese sottotitolato in italiano, quindi ci va più. Ci va anche bene, dai. Purtroppo non l'ho trovato in rete che fosse comunque veloce da scaricare, che sia stato in italiano. Comunque il gioco si basa, Call of è uguale a Call of Duty, cioè il modo di giocare è molto uguale, soltanto che giochiamo nel Far West. Questo qua ha, se non sbaglio, due capitoli precedenti, questo mi sembra che è il terzo, se non sbaglio. Mi sono piaciuti sia la storia, i precedenti ovviamente, sia la storia che il gioco. Comunque strano perché costa 20 euro, uscito comunque non da tantissimo, un gioco del 2013 costa, se è passato così tanto evidentemente non andrà. Ok, cos'è che dobbiamo scegliere? Ok, ci va bene. Ranger, no. Fucile, no. No, io sono più per le doppie pistole. Dov'è che era? Ma questo cos'è che c'ha? Il fucile a pompa, doppia pistola. Sì, io prendo questo. Ma sì, che non è bella. Ok. Ok. Mamma mia, quanto non mi ricordo più. Race, ok. Modalità arcade ovviamente, perché non rimanete vivi. Cioè finché non rimanete vivi, sì, finché in pratica non morite. Bella sta modalità comunque. Che sto fenomeno. Bello, perché sta facendo, cioè, classico del Far West, questa modalità, comunque le guerre nel Far West erano nelle città, cioè almeno vedendo nei film. Graficamente ho impostato la massima qualità, se non sbaglio, quindi il gioco attualmente non mi sta laggando. Graficamente non è male, cioè forse problemi che sembra quasi un cartone a volte. Guardate comunque questo, diciamo, questo stendino, cioè, guardate come sono. Ok, come sono brutti, cioè su alcune cose è sicuramente da migliorare, però dai, tutto sommato per quel che costa, mamma mia, sono scarso. Per quel che costa è un gioco secondo me da prendere, perché cioè è diverso dagli altri giochi
sempre un gioco di guerra, ma comunque diverso dagli altri giochi. Cioè, comunque guerra attuale, comunque guerra futuristica. Quindi, cioè, sempre le stesse cose, forse invece è un po' più nuovo. Cioè, vedete, cioè, è simile a Call of Duty proprio per essere un'arena. Molti si lamentano del fatto che a molti piace che Call of Duty sia più come un'arena, un gioco arcade, come questo in pratica. C'è uno contro uno vicino al nemico, papam papam, non molto tattico rispetto a Battlefield, che è un gioco completamente diverso da Call of Duty. Ok, ci sto capendo poco e niente, anche perché i tasti non li conosco alla perfezione. Non ho ancora cambiato arma, mi va bene, mi vanno bene le gemelle. Vanno benissimo le gemelle, non mi piacciono le pistole. Dovevano esserci sottotitoli in italiano. Deve essere di audio. Qua dovremmo farci strada sicuramente per questa città. Vedete che graficamente lascio un attimo perdere la zona, diciamo, d'azione. Cioè, sì, non è male, perché alla fine nel, come si dice, nell'insieme è bellissimo. Però se tu poi vai a vedere vicino le cose, non è che convincano molto. Come si faceva? Non so, in pratica col tasto destro del mouse prendete la mira. Io prendevo e con quello sinistro sparate. Io invece facevo, alternavo destra e sinistra, perché pensavo che con una sparavo il pistola e con l'altro click con l'altro. Vabbè, non sapessi. Vediamo fino a che punto arriviamo. Siamo sempre con le nostre gemelle. Come che sei? Oh. No, però quasi quasi, tutto sommato, quasi quasi lo controllo. È davvero carino. Sono curioso anche della storia, perché... Aspetta, aspetta un attimo che mi sta laggando. Cos'è questa modalità? Perché? Ah! Sì, fermate tipo un po' il tempo. Vedete la pistola su in alto a sinistra. Quando è carica vuol dire fermare un po' il tempo. Headshot. Bello, bravo. Mi piace come modalità. Mi piace come modalità un po'. Te? Comunque non mi ricordo. Successo. Abbiamo vinto in 6 minuti. Tondito. Abbiamo una stella. Che merda. Che merda. Pensavo sinceramente di più. Uccisione. Exit. Proviamo il duello. C'era scritto il duello. Ah, mi hanno dato una nuova mappa disponibile. Comunque noi, io tralascio la storia. Andiamo nel duello. Sì, loro ti dicono, ti raccomando di guardare il tutorial della campagna per poter giocare, però alla fine bene o male si assomigliano tutti. Comunque vi sto dicendo, è diverso ovviamente da Red Dead Redemption, perché a parte che quello lì è un gioco dove... No, è simile invece,
Ricordandomi gli altri è simile. Voi andate nei paesi, potete usare il cavallo. Sì. Almeno io vi parlo dei capitoli precedenti. Questo della storia non ne so molto, però deve essere uguale comunque. Cioè, non penso che abbiano cambiato molto. Allora, vediamo qua di cercare di capire come. Com'è che è? Com'è che c'è? Mi ha ucciso. Ho capito. Allora, aspetta, cos'è? Ah, ci abbiamo anche le vite. Ok. Non lo so. Allora, in questo caso. Ah, ho sbagliato. Facciamo così. Quit to menu. Ok. Ora vi faccio vedere un po' della storia. Facciamo normal. Se c'è quasi quasi per la PlayStation 3 me lo compro. Abilene, Kansas, 1910. I video sono. Ah, ok. Allora ci sono nella campagna, ci sono. Io non metterò il download per questo gioco perché. Vabbè, per vari motivi. Ve lo cercate voi, comunque non è difficile da trovare, potete anche scaricare legalmente la demo, che è la cosa migliore da fare. Vediamo un po' invece con la campagna come si evolve questo gioco, vediamo un po'. It was about 30 years ago. 30 anni. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Spring. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that some bitch dead, let me tell you what happened. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Cioè i rami non è che mi convincano, gli alberi non mi convincono molto. Comunque l'erba invece è abbastanza tranquilla, gli edifici, sì, buone immagini. Ci sono anche gli animali, sì, questi sono i tori. Scusate, ho un po' di raffreddore. Il problema è... Dove devo andare? Mettiamo dentro la fattoria io. Andiamo, andiamo. Press O to return to the hideout. Andiamo. Non si è fatto però male. Ma vedete proprio il contorno, come sembra che non siano dentro al gioco. Sembrano. Non so come spiegarmi, cavolo. Non so che cazzo devo fare comunque noi. Cioè io più che altro vado alla scoperta di questo posto. Dettagli comunque ce ne sono abbastanza. Comunque se come gli altri voi potete comunque come si dice uno mi viene, cioè scorrere la mappa,
cioè voi potete andare in giro, se non ricordo male, sì, si poteva, se non ricordo male. I knew those two morons would never let me through. Guardate proprio. I had no choice. Guardate proprio com'è che si vedono da lontano, sembrano dei cartoni animati. Cioè, magari avvicinandoci. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Classici. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Però da lontano cioè sembravano dei cartoni animati. Non posso salire a cavallo? Al momento mi lagga leggermente. Fire at will! Spread out, goddammit! Ma inizia a laggare. Come on! Get him from the... Guarda che comunque I decided to help Billy and the boys out of here. So that's just what I did. Hey, no. Ah, non miravo. Andiamo di farli fuori tutti. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Logan County. In zone. Graficamente almeno per PC si nota molto. Cioè si notano molto i limiti di questo gioco. Sì, sì, sì. Sì, 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 si notano molto. Peccato, sicuramente, visto che comunque costa relativamente poco, sicuro al 100%, anzi 99%, che lo compro per la PlayStation 3, se c'è questo fare sicuramente ci sta. Questa è la IE, no, IA, intelligenza artificiale, un po' fiacca, anche se ho messo comunque enorme. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Ok, io vi ho fatto, vi ho dato una, spero, completa opinione su questo gioco. Comunque, le ambientazioni sono belle. Nell'insieme è tutto bello, cioè graficamente è anche tutto bello, cioè però poi andate a vedere i dettagli, guardate questa corda, cioè guardate quanto è spesso il come si chiama, la linea, il contorno della corda. Vabbè, lasciate stare questo bug che va, adesso non c'è più, c'era il bug che diventava, cioè se ne spara. C'è il parco. Però vabbè, ci può stare. Però avvicinandoci, come ho detto, alle cose, sono un po' strane con queste linee abbastanza spesse. Comunque, cioè vi vengono insieme, cioè, guardate che graficamente è buona. La grafica è molto buona. Allora, da MrBT1991 è tutto. Ai prossimi video. Il prossimo penso che sarà Resident Evil, Resident Evil l'ultimo che è uscito. Se troverò una buona offerta, non so, su Amazon o come si dice, su Amazon, eBay, cose così, lo prenderò. Se no, pace. E niente, dai. Ciao ciao.